Ciao a tutti ragazzi, qui è Xavian e bentornati alla campagna di Genghis Khan. Siamo arrivati alla quinta missione, che non so a questo punto se è l'ultima, però vediamo un po' la missione promessa. I vecchi lupi non muoiono con dignità. Sono guerrieri tutta la vita, non sanno come vivere quando invecchiano e le loro zanne cadono. Lo stesso è per i mongoli. Genghis Khan ora aveva 80 anni. Sapevamo che le nostre gloriose conquiste stavano per terminare quando Genghis chiamò i suoi figli nella tenda. Trovarono il padre che tremava vicino al fuoco delirante per il dolore. I miei discendenti vestiranno d'oro, disse. Mangeranno la carne più buona e avranno i cavalli più belli. E dimenticheranno a chi devono tutto questo. Un'azione non è gloriosa finché non è finita. Si rifiutò di morire finché il figlio, Ogodei, non promise di continuare la guerra. Ogodei uscì dalla tenda, impugnando l'arco del padre, e dichiarò: «La tempesta non è ancora finita! Sento ancora i tuoni, e i fulmini indicano la Polonia!» Il suono delle campane echeggiò in Europa quando la nostra orda spuntò dalle montagne. Le armate della Boemia e della Germania accorsero in difesa della Polonia. Non ho tre armate di nuovo, no, ti prego. Per loro il nostro esercito sembrava appena uscito dagli inferi, ancora sotto il comando dell'ombra del Gran Khan. Ok. Cosa ci attende questa volta? Di nuovo tre armate, no, ti prego. Conquista la bandiera tedesca, polacca e boema. Ah, ok, questa missione me la ricordo. È vincolato al limite di popolazione 125 e non spendere tutte le pietre al mercato ti serviranno. Per conquistare una bandiera nemica devi portare almeno un'unità militare vicino al rispettivo stendardo. I tuoi esploratori riferiscono che le forze mongole sono arrivate nella regione a nord della mappa e hanno già allestito un piccolo accampamento. Dovranno espandersi presto per colpire le armate unite europee. Mamma mia. I polacchi si sono posizionati a est, il loro esercito è composto da cavalieri, spadaccini e mangani. A sud si trovano gli accampamenti dei tedeschi, piuttosto ben fortificati, invieranno in battaglia picchieri e balestiere guidati dai cavalieri teutonici. Benissimo, i tedeschi utilizzeranno anche gli arieti per abbattere le tue fortificazioni. Questi praticamente li ariamo completamente con le nostre armate. I boemi sono i tuoi avversari più forti, all'inizio sono passivi, ma la battaglia sarà cruenta se l'esercito boemo dovesse attaccare. I boemi hanno accesso ad armi d'assedio di ogni tipo e possiedono anche un vasto esercito di paladini e campioni. Uff. Ok. Allora, mi è venuta un attimo in mente una domanda. Dubito che purtroppo riusciremo a raggiungere la bandiera senza perdere unità. Partiamo con davvero poca roba. Questi, vediamo se effettivamente mancano. Allora, proviamo a esplorare un po' la zona. Cerchiamo di capire bene come possiamo posizionarci, perché questa missione mi ricordo che non era malvagia da un certo punto di vista. Cioè, era un po' antipatica per via di posizionamento e tutto, però. Andiamo intanto, aspetta. Oh, tu stai buono. Forse era meglio farlo qua il mulino, vabbè. Proviamo ad avvicinare il più Mio possibile. signore Ogodei, re Venceslao si avvicina con un enorme esercito. Gli esploratori hanno individuato il luogo perfetto per montare una difesa nel passo più avanti. Se costruiamo delle solide fortificazioni, il loro esercito si infrangerà contro le nostre mura e torri. Ok. Riusciamo a fare roba prima di tutto ciò? Allora, vediamo un pochino. Proviamo a fare la stalla. Voglio veramente provare questa cosa. Sarà un po'. Ok, tu ragazzo devi stare buono. Perché se possiamo fare in modo che i nostri. O meglio, il nostro esploratore sia abbastanza rapido. Voglio vedere se per sbaglio. Prendendo la bandiera della Polonia. Riusciamo a. Tipo, vincere direttamente contro la Polonia. Così dovremmo non aver problemi. Ok. Ci proviamo. È un esperimento, ragazzi. È probabile che non funzionerà, ma almeno ci proveremo. Ragazzo, tu letteralmente sei quello che mi serve in questo momento. Non fare cavolate. Letteralmente sei tu il nostro possibile eroe. Allora, siamo già all'età dei castelli, che è molto buona come cosa. Ci proviamo. Vai.
Jimmy, ti chiameremo Jimmy. Non lo so perché. Però Jimmy mi piace come nome. No, forse non conviene fare la casa là perché troppo quello è il nostro unico passaggio. Go Jimmy, go. Abbiamo legna. Vai Jimmy. Non hanno balistica. Siamo spacciati di sicuro. Bandiera polacca conquistata. Eh? E ora? E quindi? Si arrendono o no? Ho la vaga impressione di no. Vaghissima però, eh? Oh no, non ha funzionato del tutto. Vabbè, beh, abbiamo fatto uno degli obiettivi. Non si arrendono, ma non mi sembrano messi troppo bene effettivamente. Excuse me, ma lei dove sta andando? Allora, vediamo di fare un po' di legna e fare l'aratro, tanto. Dai, come on man. Momentaneamente lo mettiamo qua, ok. Il nostro esploratore è stato un po' eroico, ma ce l'ha fatta. Benissimo. Ci servono case. E contro case. Vabbè, cominciamo. No, vogliamo aspettare un pochettino. Vogliamo far durare il più possibile le nostre fattorie. Oh, ok. Ok. Ogni volta che abbiamo 60 di cibo, cioè o meglio di legno, dobbiamo provare a fare almeno una fattoria. Tu prova ad andare qua. Vediamo. Dobbiamo un po' gestire questa situazione. Purtroppo non abbiamo per il momento un granché di difese, ma dovremmo stare bene in teoria. C'è un po' di oro qui. Quella pietra là ovviamente la prenderemo al più presto perché la posizione non è delle migliori. Però caspita, quanto avrei voluto aver già vinto, tra virgolette. Contro i polacchi, perché sarebbe stato un problema in meno da gestire. Comunque è interessante come abbiano praticamente rifatto, si vuol dire, tutte le campagne per far sì che ci siano praticamente le nuove civiltà, anche perché i polacchi sono stati raggiunti da abbastanza poco, credo. Cioè, molto molto carino rivedere che comunque hanno cambiato la roba per farle coincidere, tra virgolette, così. Certo, qua di certo non ci possiamo andare nemmeno qui perché uff. Quindi in realtà il nostro obiettivo sarebbe quello semplicemente di conquistare quella roba e stop. Ok. Oddio. Siamo un po' stretti. Oh. Beh, voi lavorate per ora, va. Bello. Ok. Bravo. Nice. Ok, allora. Benissimo, ok, ci siamo concentrati un sacco per cercare di non perdere il mango, dai. Secondo me si cura qui. No, non può entrare. Uff. Allora, vediamo. Penso che a breve dovremmo avere una buona quantità di fattorie per quello che dobbiamo fare. Se avessimo anche un minimo di roba, forse potremmo cominciare persino a pensare a un attacco. Non è male qui la situazione per ora. Magari un monastero, fare un monca per curare queste 4 unità non sarebbe male. Abbiamo quindi 16. Ok, direi che adesso ci buttiamo sull'oro, almeno un minimo. Forse fare un altro centro città? Sì.
Aspetta. Sì, qui. Magari questa la facciamo pure, ma... non subito. Useremo i nostri 100 gold in maniera utile. In effetti non ci avevo pensato a farlo prima questo centro città, però va bene così. Abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione. Prima che arrivi l'attacco un po' più pesante. Questo è sicuramente un esploratore, che non capisco che ci faccia là quel cavaliere. Ok, ora solo un po' di pazienza, ragazzi. Purtroppo al solito queste missioni ci fanno partire in una maniera un po' particolare, potremmo dire così. Ti accorgi che devi curare? Sì, grande, il nostro eroe. Poi giusto giusto devi andare a tagliare legno, ma perché? Tutto quello che c'è da fare, legno. Che cominceremo a prendere anche la pietra che sta qua, perché purtroppo è messa in una posizione orrenda per la nostra posizione. Però se riusciamo a fare abbastanza pietra, cosa che in effetti vorrei fare subito, direi che dovremmo essere a posto. Diciamo che questi tile di oro non sono proprio messi benissimo in posizione, quindi i nostri abitanti si comporteranno in maniera un po' strana, ma va bene così. Livello di... Bene. Lo possiamo fare tipo... così intanto, tanto per rallentare un pochino eventuali attacchi. Vediamo. Ovviamente è un muro di pietra, cioè è una palizzata, non farà niente di che, però. Potremmo usare anche la pietra, ma la pietra ci serve per fare il nostro castello al più presto possibile. Così potremmo cominciare a fare Mangudai e da lì potremmo cominciare a pensare agli attacchi seri. Facciamo anche un'altra casetta qui. Ok, controlliamo che i nostri abitanti siano costantemente in produzione. Ehi. Non puoi passare. Mi sa che sono senza legna, tipo, perché è strano questo comportamento. Non voglio attaccare per ora questi abitanti del villaggio. Forse, ok, il computer li sta rimandando a fare fattorie. Cercatore d'oro. Ah. Very interesting come cosa. Non abbiamo veramente lo spazio per costruire niente. Vediamo qua sopra cosa c'è. You can buy, pare che dice. Costruttore, chissà che cosa vorrebbero costruire. Oh, questa cosa è bellissima. Non mi fa impazzire molto questa idea, ma facciamolo. Ok, facciamo così. Mulino già è up, ok. Non abbiamo molta legna, quindi ci dobbiamo spostare sicuramente. Ok, ci siamo quasi. Andiamo a fare l'università intanto che ci siamo. Così dovremmo poter fare balistica. Ok, penso che vada bene. 17 sulla pietra dovrebbero essere un po' più che sufficienti. Facciamo anche questo. Sì, credo proprio che siano più che sufficienti. Però magari questo castello lo facciamo qua perché credo che possa essere utile anche per difenderci dalla collina. Oh, hello my friend. E poi vai qui. Yes, 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 yes. Ok. Questa fattoria così mi triggera. Ok, è stata una buona idea controllare questa zona. Ci abbiamo oro a gratis, un po' di foresta. Che io quasi quasi andrei direttamente a sfruttare, perché è proprio messo in un punto meraviglioso. Ok, ora ci concentriamo semplicemente nel raggiungere l'età imperiale, proprio easy. Magari non l'ho messo più avanti questo castello perché così non dovremmo infastidire i polacchi più di tanto a livello di... Aspetta, stazione dell'oro? No, per ora. Interesting. Cosa c'è questa montagna?
Così arriveremo all'età imperiale. Arrivati all'età imperiale, possiamo pensare definitivamente al nostro attacco finale. Cioè, contro i polacchi almeno per cominciare. Cioè, mi dispiace un po' per i polacchi, però. Purtroppo la storia va così. Sta palizzata pare che non abbia fatto nulla. Molto curiosa come cosa. Yep, incredibilmente curiosa. Molto interessante. Ok, possiamo passare intanto. Scusate, mi sono distratto un secondo perché ho notato qualcosa di un po' anomalo lì. Forse ci servirebbero un po' più abitanti nel villaggio sulla. Facciamo un altro centro città qui, va. Allora, tu. Questi ci arrivano ad attaccarmi gli abitanti oppure no? Ho l'impressione che abbiamo completamente rincoglionito il loro Pathfinder, perché. Incredibile. Abbiamo la pietra per un altro castello. Allora, se sono 650, magari non la facciamo tutte qua perché. Un altro castello quasi quasi qua lo farei, sì. Oh no! Beh, quel castello lì mi sa che non è messo male come posizione, eh. Ottimo, sì, attaccano il castello, ottimo. Ok, voi state buoni. No, 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 sì, il nostro eroe deve restare in vita. Per il momento. Cioè, non è il nostro eroe veramente, però. È come se lo fosse. Ok, qui. Non ne avevo idea, ragazzi, ve lo giuro. L'ho fatto molto così a random. Cioè, ho pensato, blocchiamo i loro attacchi, non si sa mai. Cioè, wow. Ok, quell'attacco era patetico pure. Quindi niente di troppo preoccupante. Quindi. Mentre noi facciamo accumulare gli abitanti sulla legna, adesso possiamo cominciare a pensare su. Nani? No! Vieni qua. È un guerriero teutonico, quindi è molto lento, però è pericoloso perché i guerrieri teutonici sono fortissimi contro le unità melee. Veramente fortissimi. Però sono molto lenti, quindi facilmente kiteabili. Ehi! No, no, no. No, si è fissato. No, salvatelo, salvatelo. Come on, come on. Yes. Ok, è troppo divertente sta cosa. Poi non so cosa state facendo di preciso, ma. Cosa stanno trasportando quell'ariete? Va bene. Esercitazioni, benissimo. Adesso si comincia a pensare per bene ai nostri prossimi attacchi. Abbiamo una buona economia. Quel nostro eroe può aiutarci. Possiamo fare Bracer. Possiamo fare chimica tra poco. Forse dovremmo un pochettino. Ehi! È un po' un problema perché. Le foreste qui fanno un po' schifo. Qui sarà fantastico sicuramente dopo. Ok. Possiamo cominciare a pensare a costruire i nostri Mangudai. Abbiamo 25 minuti. Abbiamo il tempo necessario per fare quello che dobbiamo fare. Abbiamo lo spazio per fare. Sì. Non è il massimo come spazio, ma. Mamma mia. Un po' con una schifezza. Tu dove stai andando? Vattene a lavorare nella tua fattoria. Non scammare la fattoria agli altri. Ho capito. Ma voi eravate su loro, ok. Andate allora. Allora, ariete coperto, almeno ci serve. Etto. Bene. Allora, non abbiamo purtroppo il cibo per fare ariete d'assedio per ora, ma.
letteralmente siamo in una posizione orrenda proprio. Vabbè, intanto cominciamo. Ma forse ci conviene fare un attimo trebuchet per ora. Stai dando il nostro spazio. Ciao così. Sì, i polacchi sono passati all'età imperiale, non è il massimo. Ci dobbiamo spicciare un po'. Che volevo fare io? Un mercato. Lo facciamo qua sopra. C'è un tile, mi pare, di spazio, quindi passano le unità, credo. Comunque gli abitanti. Nani? Siete fastidiosi. Normale che sono rimasti là. Un altro trebuchet e ci siamo. What? Questo sarà un bel problema, perché forse proviamo a distruggere un attimo un po' di roba, così il loro Pathfinder si dovrebbe sistemare e vanno addosso ai nostri castelli. Oh. Questo qua lo voglio togliere perché mi dà proprio fastidio. Allora, vediamo. Attiriamo un po' di roba, se possibile. Eccolo là. Ecco, ora finalmente si sono triggerati. Sicuramente gli abitanti continueranno ad arrivare qui, tipo... YOLO! Ah, vendiamo... la legna, tanto per... Cerchiamo di tenere i castelli in full produzione per un po'. Caccin, caccin. Ok. Questi castelli comunque sono posizionati molto bene, perché letteralmente gli attacchi dei rossi non riescono ad arrivare. Beh, finalmente puoi costruire una fortezza. Stiamo impiegando troppo tempo per costruire le nostre difese. La cavalleria boema potrebbe arrivare a momento. Le nostre difese sono pronte, non ti preoccupare. Non è che perché abbiamo la... Allora significa che dobbiamo farlo per forza, Molto rischioso. Ok, perfetto. Se attacca il mangano è meglio. Tanto... Ottimo, sì, assolutamente. Oh, ottimo. Non c'è molto spazio qui, quindi facciamo così. Ok, esco. All'attacco. Non stiamo impiegando troppo tempo. Forse dobbiamo farlo lo stesso. No, in realtà non è necessarissimo, però... Penso che fare qualche castello poi in una posizione decente potrà essere comoda. Chiaramente. Ok. Più che altro dobbiamo abbattere i polacchi, perché così... non dovremmo avere altri problemi. Certo, se questa ariete... Cioè, sti cosi arrivano solo con sti picchieri, to be honest. È un poco ridiculous. I polacchi non sembra che stiano sfruttando molto bene l'età imperiale che hanno a disposizione. Forse letteralmente gli abbiamo bloccato qualcosa e sono impazziti perché non sono riusciti a raggiungere... Non so. Ok, ci interessa distruggere il castello, ci interessa abbattere le loro strutture di produzione. Lo... Attacchiamo oppure no? Vabbè, vuol dire che... Sono passati all'età imperiale quelli, ma non mi sembra... Chissà quale problema. Mi sa che hanno ammazzato il monaco, vero? Yep. Siete fastidiosi, oh, questi monaci. Per forza me li dovete focussare, vero? Ok. Ingegneri d'assedio l'abbiamo finito. Poi direi che facciamo anche questo, piombatoie. Allora, di essere possiamo anche fare gli arieti d'assedio adesso. Ok, il castello sta andando giù. Ho
Ovviamente questi abitanti stanno cominciando ad avere qualche difficoltà, ma ora gliela risolviamo se possibile. No, magari non tutti, ehi. Forse se gli distruggiamo il centro città la smettono di mandarci cose addosso? Magari si arrendono prima? No, vero? Allora, vediamo. Ok, sì, ottimo. Meraviglioso, vediamo, non ci sono più le stalle, vero? Cioè, per sicurezza, controlliamo. No, bene. Ok, 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 ok. Quindi abbiamo conquistato questa zona qui. Vediamo un pochettino se possiamo far attaccare i nostri trebuchet così. Hello? Perché sembrano... Ok. Ottimo, possiamo attaccarlo da qua sotto. Meraviglioso proprio. Povero Monka. Ci metterà 10.000 anni ad arrivare, però. Vediamo qua se c'è qualcosa che possiamo scammare. Ah, ci servono... Wow, abbiamo disboscato tutto qui. Uff. Ok, andiamoli qua un secondo. Ok, il castello è andato. Possiamo far muovere le nostre unità. Ops. Volendo possiamo andare anche qui. Ok, abbiamo un buon numero di abitanti che si muovono. C'è anche un attacco in arrivo. Signor Monka, venga lei, anche lei. Com'è per il monastero? No, questo è il mercato. Accidenti, devo rivedere qual è il mio tasto rapido, tra virgolette, per il monastero. Ah, già ho fatto quello che dovevo fare comunque. Uff. Meglio un attimo indietreggiare. Ok. Che belle quelle torri. Dai, vediamo. Dobbiamo un attimo tenere la posizione. Ah, il protocollo non poteva che non essere chiaro. Ci sono altre torri qui. Qui no. Bene. Un ariete, vai. Ok, costruiamo queste casette così facciamo in fretta. Ma gli altri treb? Diciamo che hanno trovato traffico per strada. Ok. Non un big problem. What? Sono preoccupato quasi. Ho visto la porta che si apriva poco poco. Un muro cittadino. Che belli sti muri. Mamma mia, ragazzo, fai un po' di convergenza. No! No, hai provato per forza a costruire. Ma dove stanno andando questi a tagliare? Mamma mia, 2 ore per distruggere una torre. Oh. Ok, allora. Allora, vediamo. Diceva di fare un castello qua. E noi lo facciamo qua. Se vi spostate, forse... Oh, mamma mia. Stop. Muovetevi. Oh, ecco dove è la pietra, infatti. Non immaginavo. Me lo immaginavo proprio. Magari ora facciamo dei muri. Tipo... Qui. E... Qui. Perché se possiamo fare una buona difesa, cioè possiamo impedire di raggiungere praticamente i nostri Mangudai, possiamo
fare tutto il necessario. Bello questo muro così, mi piace. Ok, di qua non ci passa, quindi qui è chiuso. Non sono sicuro se c'hanno tipo trebuchet o altra roba questi, ma... Cosa c'è di qua? Cosa ho premuto? Non ne ho idea, ragazzi. Lo devo aver salvato con qualche tasto rapido, non lo so. Ho premuto forse qualcosa qui di lato. Ok. Vabbè, comunque rifaremo pietra normalmente adesso. Ottimo. Dio, per sicurezza facciamo pure delle palizzate proprio ignorantissime. Ah, cioè qui è finita. Beh, intanto voi tagliate un po'. C'è il nostro eroe, sì. Benissimo. Ok. Abbiamo tutto il necessario. Allora, nel frattempo che noi aspettiamo questo attacco formidabile, a quanto pare. Direi che cominceremo a dare un'occhiata da queste parti. Magari non mandiamo i trebuchet in avanti. Oh, là c'è dell'oro. Ok. Certo, è un po' sparso, però. Vediamo. Cosa abbiamo da queste parti? Altra pietra. Oh, è anche un attacco nemico. Beh, li abbiamo intercettati al momento giusto, mi sa. Ok. Poveri tedeschi qui. Non faranno una bella fine. E to be honest, abbiamo un sacco di unità a nostra disposizione qui. Abbiamo bilanciato molto bene la nostra economia barra il nostro esercito. Peccato, potevamo quasi quasi pensare di attaccare direttamente qua i polacchi, cioè i tedeschi. Però purtroppo con questo attacco che deve arrivare, credo che mi convenga avere una buona difesa. Vabbè, dai. A questo punto ci prepariamo. Abbiamo 1 minuto e 45. Ok, vediamo che succede. Ma questi qua, sti poveracci, per dire, devono fare i chilometri per spaccare un po' di legno. Che in effetti non è che ci sono granché di foreste. Questa è in effetti l'unica foresta decente che c'è. Posso qui? Oh, qua c'erano dei cosini di oro, vabbè. Etto. Questi magari li mandiamo qua. Senti tu, scacciali un attimo questi qua. Che? Ah, ok. Tornate a fare qua. Ok. Spero solo che... forse ci converrebbe fare dei cancelli, però, pensandoci. Non si sa mai che dietro poi mettano tipo unità un po' più grosse. Che ne so, delle bombarde. E potrebbe diventare un bel problema poi lì. Ok, però ci siamo. Facciamo questo. Ah, contro l'Y nel monastero. Ok. Interesting. Ok. Il nostro esercito è pronto. Oh, dovrebbero arrivare. È finito il timer, sì. Hello? Eccoli. Paladins. Campioni. Che fa? Li attiriamo? Quanto ci vuole qua?
Uff. Hello? Magari vediamo se possiamo attirarli prima. Ok, è perfetto. Ma perché? Dove sta andando? Oh. Beh, che dire, furbi. Oh mamma mia. Quello potrebbe essere un bel problema. Yup, è un bel problema. Via. Via, 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 via. Ok, magari facciamo riparare il castello qui. Beh, non è male perché hanno praticamente cambiato la direzione. Ok, aspetta un attimo. No, aspetta, alcuni stanno facendo un errore gravissimo. Stanno cambiando tipo strada. Oh, aspetta un attimo, vediamo. Vediamo così, magari li riattiriamo qua. Sì, ho l'impressione che possiamo un pochettino giocare con loro Pathfinder. Oh. Ok. L'attacco sì è veramente considerevole. Non è un attacco piccolo, soprattutto quegli onagri d'assedio. Un bel po' di pericolo. No, grazie signor Monk, finalmente hai deciso di curare. No, Andiamo. Ma se proviamo a costruire un castello anche qui, per esempio? Dobbiamo, a proposito, giusto... Oh no, aspetta un attimo. Oh, ma come? Ma veramente? Vabbè, magari gli arriva. Le palizzate, Rip. Vabbè, a me fanno un favore in realtà. Si cascano le palizzate in quel modo. Ok. No, aspetta, non ci serve tutta sta roba così. Ah, ci servono altri tre boucher sicuramente, ma... ok, tu, siccome sei fermo, ti sostituiscono tre boucher. Solo perché sei tu, eh? Ok, tu attacca qua. Guarda quel campione messo lì dentro. Normale che non sono proprio furbi, perché non mi stanno attaccando ovviamente gli abitanti del villaggio. Very nice, ok. Possiamo pensare forse all'attacco finale. Ok, adesso ragazzi dobbiamo andare semplicemente dritti praticamente. Oh no, non mi attaccate gli abitanti. Mi sa che mi hanno sentito. Vabbè, se ne perdo qualcuno va anche bene. Magari non tutti. Quelli che stanno lì. Ok, go. Entrate qui dentro. Ok, perfetto. Ora ho lo spazio per qualche altro trebuchet. E andiamo. Andate al lavoro, su. Ehi, ancora. Allora, intanto leviamo queste torri e adesso attacchiamo proprio full time. Non abbiamo bisogno di preoccuparci di altro, to be honest. L'attacco pesante è stato sventato, quindi arrivederci. L'unica cosa che possiamo fare semplicemente è... tipo costruire dei castelli magari nelle zone d'attacco o roba del genere. Ehi. Interesting. Sicuramente non avremo problemi a rifornire le nostre unità. Vabbè, sì. Vediamo un pochettino se possiamo distruggere questo castello da qui. Yes. Non ci vorrà moltissimo per sfondare questi qui. Penso che abbiamo fatto comunque 2052. Cioè, secondo me l'unico problema dei boemi è soltanto quell'attacco mostruoso che fanno. Perché poi per il resto non mi pare che abbiano altra roba, 2052 non è un punteggio. Cioè, considerando il mio punteggio... veramente, easy.
Devo dire che è incredibile come la scorsa missione, questa rispetto alla terza, siano tipo molto molto più semplici. Non so esattamente come mai, però sono contento di questa cosa. Non so voi, e io sono contentissimo. Vediamo un pochettino se possiamo far arrendere anche la Germania. I tedeschi magari si arrendono un po' alla nostra potenza d'attacco. I boemi mi pare che abbiano però un po' di strutture molto fastidiose. Quello fosse il problema. Ok, vediamo. Aprite la porta, magari entriamo dentro. Forse se gli abbattiamo anche qualche altra roba, forse si arrendono definitivamente. Vediamo. Ok. Sì, ok, ottimo. Oh, ma perché devono esserci queste caspite di torri? Che fastidio. Beh, va. Intanto andiamo avanti, vediamo se troviamo altra roba. Velocemente però sono rimasti. Vabbè. Vediamo com'è la situazione qui. Anche perché penso che per andare dai boemi ci basta andare di qua. Sì. Vediamo. Sono abbastanza sicuro che qui ci siano tipo delle torri particolarmente dure da battere. Ok, sì. Torri da bombarda. Vabbè. Dobbiamo avere un po' di pazienza, purtroppo, perché nemmeno gli arieti andavano bene per queste. Per come sono posizionate, non per altro. Caspita, che fastidio. E beh, è solamente una questione di pazienza adesso, ragazzi. Niente di più, niente di meno. Oh, un povero cavaliere polacco, lo lasciamo lì, poveretto. Chissà cosa c'è da queste parti. La curiosità c'è. E tu ti stai passando il tempo, chissà da quanto tempo. Vieni qua, va. Il nostro eroe. Vediamo un pochettino se trova qualcosa di interessante. Ok, ottimo. Purtroppo sono anche sopra le colline queste cose, quindi si prendono anche un pochino meno danno. Beh, vediamo. Non penso che ci attaccheranno con troppa roba. Se tre buscette dovrebbero essere più che sufficienti per abbattere fast queste cose. Dai. Andiamo. No, non stanno mandando nemmeno unità, mi sembra, quindi. Uff, anzi, attacchiamo questa. Andiamo. Certo, il problema è che, giustamente, non è proprio il massimo. Se no ci potremmo mettere... Ah, beh. Potremmo anche alt-micrarle, forse. O no? Beh, ci proviamo. Ah. Ok, quelli potrebbe essere un problema. Vabbè, lasciamo perdere. Non facciamo bagianate. No, ok. E tu qua cosa trovi? Qualche altro lato tipo per attaccare per caso? Yep. No, ok. Va bene, sono due strade che portano quindi al... Oh. Sì, oh, guardate là. In realtà non ci sei più. No, non lo disturbare, perché? Oh. Perché dovevi fare sta cosa? Cioè, ora per salvarti dobbiamo... Sei un po' troppo madderino. Ok, ci basta aprire un attimo e poi magari lo mandiamo a provare a prendere l'ultima bandiera. Tanto non dobbiamo distruggere tutto, ci interessa solamente aprire la porta. Se i nostri tre boucher magari non fanno i ciecati. Dai ragazzi, dovete semplicemente distruggere il cancello.
Non il muro. Probabilmente sì, non sono io che dico dove... Cioè, loro hanno un target, però i colpi a volte missano, diciamo così. YOLO. Vai, vediamo un pochettino se possiamo... pigliare il nostro MVP. Go, 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 go. Forse c'è un cancello, però. Ah, è murato. Che pizza. Vabbè. Cioè, seriously. Che poi hanno messo pure Stionagri qua sopra, proprio. Cattivissimi, non c'è che dire. È solamente una questione di tempo, purtroppo. No. Voi non state vedendo nulla. No, non andate in quella formazione. No, 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 no. Chi mi ha detto... No. Va bene, va. Che strano, pare tipo piccolo questo. Se frega se perdiamo unità. Via, show. Ok, voi state bene qua. Oh, quanto stanno passando vicini. Guarda quel monca. Oh, wow. Devo dire che non mi aspettavo che facessero tutto sto danno. Wow. Stanno attaccando oppure sono fermi a FK? Ovviamente fermi a FK. Whee! Oh, oh, liberate il Kraken. Nice. All'attacco. Dove è il nostro MVP? Qui. Vai. E facci vincere questa partita. Oh, come on, man. E vabbè, è andata così, poveretto. Almeno la sua vita non è stata inutile. Come si suol dire. Era a un passo dalla vittoria totale. Oh wow, state buoni. Mi sei compiuta in teoria, no? Hello? Hello? Scatush. Sparapadush. Ecco. I cavalieri europei lottavano come individui, mentre i mongoli come parte di un esercito. Appesantiti dalle loro corazze, i polacchi e i tedeschi erano troppo lenti per i nostri cavalli. Vero. Più e più volte lanciammo fiamme ardenti contro di loro, tenendoci fuori gittata. Quando la cavalleria nemica ci inseguiva, tendevamo loro delle imboscate. Verissimo. L'imboscata era sempre annunciata col nacara, un grosso tamburo trasportato in battaglia su un cammello. Il nacara suonò centinaia e centinaia di volte quel giorno. Ci venne ordinato di tagliare un orecchio a ogni vittima. Furono inviati a Ogodei Khan ben 9 grandi sacchi. Macabro. Torna alla mappa, che stavolta non sbagliamo. E questi? Mi sa che erano tipo Gaia questi, quindi potevamo anche conquistarli. Oh, va bene, Letis, Delete, whatever, cioè... utili, ma non considerando il nostro esercito. Ok. Torno alle campagne. Per caso c'è... oh, c'è ancora un'altra missione. Ok, ragazzi, quindi... la prossima credo che sarà l'ultima veramente per questa campagna, però... ovviamente noi ci rivedremo al prossimo episodio e vedremo un po' cosa ci attende. Grazie ancora per la visione, ragazzi. Come sempre, più che altro. E alla prossima. Ciao, ciao.